Sta funzionando bene, si scorre bene, bene, ma tem giorno che qui non cammina, è tutto fermo, 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 ma oggi niente da dire. Nuova viabilità a Firenze per i veicoli diretti verso Viale Lavagnini e Viale Matteotti, qui in Piazza della Libertà, dove nelle passate settimane a lungo c'è stato il cantiere per la realizzazione dell'autostrada dell'acqua. Il traffico sembra finalmente scorrere meglio. Ma ora con questo ero un po' preoccupato, ora sembra che vada meglio. Hanno allargato sui viali, si scorre meglio? Molto meglio. Tre corsie per direzione, lo snodo cruciale di Firenze risente del nuovo alleggerimento. Nei mesi passati i cantieri sono stati interrotti a causa di ritrovamenti archeologici che si sono tradotti in più di uno stop da parte della soprintendenza. Ma mentre vanno avanti le operazioni propedeutiche alla realizzazione della nuova linea della tranvia, i fiorentini e tutti coloro che passano dalla piazza devono abituarsi alle ultime modifiche. E il gradimento per le novità non è da parte di tutti. Com'è la situazione Piazza della Libertà? Mi sembra che possa averlo a te, una cosa impossibile lavorare. Hanno riallargato però le corsie qui, non va un po' meglio? Era meglio se stavamo fermi. Ma male mi sembra, no? Hanno riaperto un po' le corsie, si scorre meglio? Non mi pare. E siamo messi un po' male. Ma hanno allargato qui di nuovo le corsie verso i viali, non va meglio? No.